possiamo dirlo che la stagione del reddito di cittadinanza dal punto di vista della tecnica applicativa è definitivamente archiviata. Dal 1 settembre è operativo un nuovo strumento che si chiama assegno di inclusione. Ci sono state molte polemiche collegate al fatto che forse in modo un po' avventato si era detto che il reddito di cittadinanza eliminato avrebbe comportato la cessazione di ogni forma di trasferimento di risorse e di sussidi a favore di coloro che si trovano in una condizione di non poter accedere a un'attività lavorativa, ma in realtà lo strumento funziona in modo molto diverso, perché è comunque previsto una indennità a carico delle persone che viene erogata su base mensile, ma che cambia la filosofia nelle modalità della sua concessione e quindi nelle modalità di utilizzo dello strumento. Il limite del reddito di cittadinanza, lo abbiamo detto tante volte, era quello di essere concentrato unicamente sulla funzione assistenziale. Di fatto il percettore del reddito, qui senza fare alcune polemiche, anche quando fosse stato dotato di buona volontà, di fatto non aveva nessuna sostanziale possibilità di accedere al mercato del lavoro, perché il meccanismo di incrocio domanda offerta e lavoro era totalmente immobile, perché la presa in carico da parte dei centri per l'impiego era sostanzialmente rituale e comunque statica, e quindi nella sostanza, senza percorsi di accompagnamento, senza qualificazione professionale, di fatto restava soltanto la funzione assistenziale. Questa grave lacuna, oltre ad aver comportato dei costi enormi per il nostro sistema pubblico, cioè molte miliardi di euro che sono stati destinati a questo scopo, ha lasciato la situazione completamente immutata. Quindi il cambio di passo, la filosofia, si coglie esattamente in questo dato, perché l'accesso all'assegno di inclusione oggi è condizionato all'adesione del lavoratore a un progetto di inclusione lavorativa. Quindi non soltanto c'è la consueta iscrizione al centro per l'impiego o a questo punto anche ad operatori di carattere privato, ma c'è soprattutto l'avvio di una fase importante, perché c'è l'obbligo di partecipare a percorsi formativi, perché c'è l'obbligo di rispondere a chiamate lavorative, perché ci sono una serie di sanzioni che accompagnano chi non è disposto a farlo. Dunque abbiamo messo in piedi, ovviamente siamo ancora in una fase di partenza, ma non numeri che sono già interessanti, un sistema che finalmente avvicina la condizione lavorativa in questo paese a quella di accompagnamento che funziona in alcune parti del mondo, dove accanto allo strumento assistenziale c'è anche quello della politica cosiddetta attiva, cioè quella che ti aiuta a trovare occupazione. Il sistema quindi prevede che oggi colui che vuole percepire l'assegno, oltre ad avere le condizioni di difficoltà che ne consentono l'accesso, che sono restate immutate rispetto al reddito di cittadinanza, deve però essere disposto a partecipare a percorsi formativi che sono stati già avviati, ancora a macchia di leopardo, in particolare qualche ritardo va segnalato al sud, in alcune regioni in particolare, ma che comunque denotano il percorso. L'accompagnamento attraverso percorsi di formazione professionale è decisivo, perché tutti gli studi in materia di politiche del lavoro dimostrano che oggi il vero tema è non soltanto trovare occupazione, ma trovare percorsi occupazionali che rispondono alle esigenze delle imprese. Quindi quello che viene chiamato mismatching, cioè il fatto che si cerca occupazione di un certo lavoratore di un certo tipo che non sono disponibili sul mercato o che non hanno la competenza professionale per fare quella determinata attività, attraverso percorsi di formazione professionale sono sicuramente invece il modo per poterli qualificare e quindi per consentire l'accesso al lavoro, creare le occasioni di incontro, perché questo sistema, oltre a essere supportato da diciamo un grande investimento finanziario che sino ad oggi era mancato, è anche supportato dal fatto che questi percorsi formativi tendenzialmente si stanno costruendo anche ascoltando le esigenze del sistema delle imprese, coinvolgendo gli enti della formazione professionale e coinvolgendo gli operatori anche del mercato del lavoro privato, che sono grandi attori nelle altre realtà nazionali, ma che da noi erano inspiegabilmente restati in un angolo. Dunque il percorso si è avviato, un percorso che certamente ha bisogno di essere innervato e deve essere accompagnato da un altro tema, quello dell'aumento dei ritrattamenti economici, che questo dipende ovviamente dallo sviluppo dell'economia, ma che però è la strada giusta da seguire, anche in chiave anti-elusiva di coloro che di fatto utilizzavano lo strumento dell'assegno di cittadinanza per lucrare ingiustamente delle attività, magari lavorando a nero, oppure magari non facendo addirittura nulla, o magari addirittura essendo dei criminali, perché l'obbligo di partecipazione ai percorsi formativi e di inserimento che è previsto dall'assegno di inclusione ha fatto sì, numeri alla mano, che un pezzo dei percettori di reddito di cittadinanza abbia rinunciato volontariamente a iscriversi all'assegno di inclusione, e quindi evidentemente di quel denaro a
fronte di un impegno personale non ne hanno più bisogno, probabilmente non ne avevano bisogno neanche prima. Un segnale importante che ci deve aiutare anche a capire come spesso alcune polemiche sono strumentali e che invece il vero obiettivo sul tema delle politiche del lavoro non è dividersi, ma trovare occasioni e aiutare tutti.